Invito a salire sul palco il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, che ringraziamo di essere qui, Daniele Vaccarino, Presidente nazionale di CNA, Stefania Milo, Presidente di CNA Giovani Imprenditori, Alessandro Fusacchia, che è capo di gabinetto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ciao, che bello, ringrazio, bello. E Riccardo Luna, grazie. Neo Digital Champion. Grazie. Grazie a voi. Più che Neo Digital Champion, qui sono nelle vesti di co-curatore di questa Maker Faire dell'Innovation Week. Per noi è un momento fantastico, lo dico anche, ci sono qui di quelli che con me hanno partecipato a questa avventura. Abbiamo cominciato il lavoro un anno fa, dico in realtà abbiamo cominciato molti anni fa, ma quest'anno... ...popolare. Una grande festa popolare, una grande festa per famiglie e, dicevo, una grande festa del futuro. In realtà ci siamo sbagliati, perché non è una festa del futuro, è una festa del presente. Essere invasi di persone, solo stamattina in 2 ore abbiamo fatto 10.000 biglietti, essere invasi di creatività, essere invasi di energia e passione è stato il regalo più bello per il lavoro che in tanti abbiamo fatto e speriamo che sia di ispirazione per il Paese. Prima di dare la parola al Ministro Poletti, che questa mattina si è fatto un giro di alcune delle cose principali, tutte non le ha potute vedere, della fiera, e devo dire lo ringrazio perché era a Bergamo, doveva andare a Forlì, io ho detto guarda Giuliano, è di strada in fondo, no? Più comodo, col Freccia Rossa. Abbiamo reinventato il teorema di Pitagora e abbiamo accorciato la strada, comunque sta per partire per Forlì, ha visto delle cose, quindi vediamo se lo abbiamo ispirato anche per il Jobs Act, che è il mio auspicio. Io dico spesso il Jobs Act è la Maker Faire, è quello che abbiamo visto qua questi giorni. È arrivato un video messaggio da uno dei grandi ideologi, pensatori della terza rivoluzione industriale, che è Jeremy Rifkin, per i partecipanti alla Maker Faire, e noi siamo contenti di condividerlo in anteprima con voi di CNN Next. Jeremy Rifkin. Greetings to the Makers Faire in Rome. The makers movement is a great revolution. We're on the cusp of a new era where thousands, then hundreds of thousands, then millions of people will begin to produce their own 3D printed products and share them on a sharing economy in the collaborative commons at near zero marginal cost. This is a revolution. It's the democratization of manufacturing and the democratization of economic life. It also helps us usher in a more ecological civilization. So what you're doing here at this Makers Conference in Rome is the beginning of a long journey to refashion the way we think of economic activity on the planet. And I wish you the best in this conference. I'm with you in spirit and best of fortunes. Bene. Questa è una rivoluzione. Ministro, a te. Ma io direi che lo è davvero e che è davvero oggi e non il futuro, perché io stamattina sono rimasto veramente stupito quando sono arrivato, ho visto questa lunga coda, peraltro... Pensavi che fosse quella per lo stadio olimpico? No, io sapevo dove andavo, quindi ho, insomma, non sono sveltissimo, ma ho avuto il dubbio che venissero qui, ma la cosa bella è che c'era un sacco di famiglie, c'era un sacco di ragazzini, ragazzi, bimbi, eccetera, i genitori, tutti insieme, una cosa meravigliosa, che vuol dire che questo meccanismo è in grado di parlare a, non a qualche ragazzo che ha una particolarissima cultura, una particolarissima sensibilità, una particolarissima attenzione. È qualcosa di profondamente invasivo, è qualcosa che sta dentro l'oggi, quello che già sta capitando. I nostri, io posso dire, la mia nipotina ci gioca. E quindi per lei è del tutto naturale, anzi ogni tanto mi guarda stupita e mi dice ma nonno non lo sai, e io in effetti delle volte non lo so, io giocavo con dell'altra roba, non era quella lì. Quindi io credo che davvero ci sia una grande opportunità, una grande possibilità, abbiamo bisogno veramente di farla esplodere. Cioè io vedo questo evento, questa situazione, tutte queste presenze e le immagino improvvisamente saltar fuori di qui, distribuirsi nel nostro paese e diventare tanti esempi, tanti motori che nelle diverse realtà, che sia una scuola, che sia un'azienda, che sia un mondo imprenditoriale, che sia la pubblica amministrazione, cioè noi abbiamo veramente bisogno di fare questo passo. Io sono assolutamente contento di aver fatto un po' il giro d'Italia perché insomma esattamente Roma non stava tra Bergamo e Forlì, però ho fatto bene a farlo perché oggi vado via, come dire, avendo la consapevolezza che letto su un Deplian, tanti metri, tante persone, tante cose, non riesci a capire cosa diavolo è. Ci vai dentro, le vedi di lì, vedi gli occhiali fatti, vedi, insomma, vedi la stampante, vedi le cose e ti rendi conto che è davvero, c'è, esiste. Glielo dici tu a Renzi? Glielo dico adesso, anzi tu. Gli scrivo subito. Ecco. Appena finito qui dico, ascolta, sai dov'è che stavo? E
Senti, nel giro che abbiamo fatto oggi, una delle cose, siamo partiti dal passato, per raccontare il futuro siamo partiti dal passato, cioè dalla storia della tecnologia italiana di questi 50 anni, dalla programma 101, per dimostrare che quel successo di oggi, di questi giorni a Roma, non è che è arrivato da Marte, non è che è piombata un'astronave su Roma, sull'auditorium e abbiamo portato dei marziani, è un pezzo della storia d'Italia, del DNA dell'Italia, cioè fa parte di noi, non siamo degli abusivi dell'innovazione o dei clandestini del futuro. Assolutamente no, e poi lo dico qui, ci sono tanti artigiani, ma molti meravigliosi artigiani italiani, ad esempio del settore meccanico, hanno dietro la grande industria che fa l'automazione. Se tu non avessi una macchina operatrice di una qualità spettacolare, difficilmente come azienda potresti fare quel prodotto così bello, così buono, così speciale, tale da avere successo. Quindi c'è un insieme, c'è la grande impresa, c'è l'impresa, c'è l'innovazione, c'è la capacità intellettiva, c'è la passione, c'è la voglia di fare. Questa è la storia di questo paese. D'altra parte, io faccio un esempio elementare. Come potrebbe essere accaduto che il nostro paese abbia vanti i clamorosi successi e le qualità spettacolari che ha nel campo dell'arte, della cultura, del saper fare, se non avesse dentro questa voglia di provarci? Perché altrimenti non scrivi una bella poesia se non c'hai questo fuoco, non però produci questa un cosa, bel però quadro. Perdonami, questa cosa, io faccio il giornalista come sai, questa cosa se uno apre i giornali non la ritrova, ma anche se guarda le politiche del governo e dell'opposizione, il dibattito politico, non la ritrova, cioè non c'è, perché non c'è? Perché tutti questi mondi, come posso dire, fotografano e tendono a riflettere il passato, cioè ciò che c'è. Quindi le regole, ad esempio le leggi normalmente fotografano ciò che c'è, dicono si può fare, non si può fare, ciò che c'è, ma non lo sanno cos'è che non c'è, cos'è che sta nascendo, cos'è che sta crescendo, cosa ci sarà. Quindi c'è un salto culturale fortissimo da fare, io sono per farlo, come dire, quando diciamo ci vuole un po' meno regolazione, beh, noi come diavolo abbiamo fatto a finire in un paese dove la responsabilità personale, il gioco oggi non ha quasi nessun valore. Si può fare ciò che prevede la circolare o che vieta la circolare. Beh, ma se io voglio fare una roba solo perché la voglio fare, perché mi piace, perché è nella mia passione, perché è nel rapporto con i miei vicini di casa, perché è una cosa che dal punto di vista del buon senso si può fare, perché cavolo devo aspettare che ci sia una regola? E io credo che questa sia la logica che ci aiuta a cambiare proprio l'approccio. L'altra sera, infatti, nella riunione con i Fab Lab italiani, parlando con i tuoi responsabili dell'Agenzia Italiana del Lavoro, dicevano: ma se noi stiamo inventando il futuro, come facciamo a farlo in base alle leggi esistenti? Noi non sappiamo quello che stiamo facendo. Quando smontiamo una macchina, quando cominciamo una cosa, non sappiamo se è autorizzata o non autorizzata. Prendiamo e la facciamo. C'è un problema della politica nell'assecondare il futuro, però. Io sono assolutamente d'accordo. Ci sono delle cose banali, ad esempio la reputazione, che l'abbiamo buttata da una parte. Mio padre, che era un vecchio contadino, quando io gli chiedevo: babbo, una cosa la posso fare o no? E lui mi diceva: guarda, ti do un metro semplice, se il giorno dopo lo puoi raccontare al bar, falla, se tu pensi che ti vergognerai a raccontarla, non la fare, perché è meglio di no. È un metro semplice, non c'era nessuna legge, non c'era nessuna autorizzazione, nessuna circolare, c'era puramente e semplicemente il senso della reputazione. Lo fai perché sai che la collettività apprezzerà, non lo fai perché sai che la collettività non apprezzerà. Mi pare una regola semplice, si scrive in due righe e funziona molto di più di un milione di circolari. Si chiama innovazione senza permesso. Esattamente. No, che non vuol dire essere illegale, contravvenire alla legge, ma non avere mille divieti fondamentalmente. Ma non c'è dubbio. Senti, quando ce la mettiamo un po' di futuro nella Jobs Act? Ma io credo da subito, perché la prima cosa che dobbiamo fare, e lì ce l'abbiamo scritta, è una radicale semplificazione. Perché se invece di pensare di scrivere altre 200 norme, pensiamo di cavarne lì 200, te vedrai che a un certo punto questa cosa un po' funzionerà, anche perché se ne cancelli tante, un po' di spazio si fa. Quando in casa togli un po' di armadi, un po' di sedie, un po' di spazio si produce. Noi vogliamo fare dello spazio, perché lì dentro possono giocare la loro partita tutti quelli che la vogliono giocare. Quindi meno regolazione, più spazio, più voglia di capirsi, più senso di responsabilità collettiva, meno circolari. Mi pare una cosa neanche tanto complicata da fare. Per invertire il ciclo economico, ricominciare a crescere e creare posti di lavoro, che è il problema più grande che abbiamo davanti in questo paese, io ho l'impressione che la strada dei licenziamenti non sia la strada. Credo che dovremmo ricominciare a investire sulla scienza, sulla tecnologia, sull'innovazione e quindi sulle persone.
Siamo d'accordo, immagino. Sicuramente sì, però noi abbiamo un altro problema, che è quello di produrre una condizione che in questo paese manca, che è avere un'idea chiara di cosa ti succede. Qui ci sono artigiani che sono degli imprenditori. Far l'imprenditore vuol dire prendersi un rischio, prevedere ciò che accadrà e scegliere sulla base di ciò che sono in grado di prevedere. Se io aggiungo una quantità inenarrabile di punti interrogativi, che sono cosa succederà con le regole, cosa succede sul lavoro, cosa succede dal punto di vista della burocrazia, cosa succede col tribunale, cosa succede, alla fine non ti viene voglia di investire, perché dici, ho già i miei problemi, corro già i miei rischi, devo conoscere il prodotto, il concorrente, il competitore, l'innovazione, la banca, e tu ai miei 10 problemi classici da imprenditore me ne aggiungi altri 20? E scusa, se hai un tasso di incertezza che supera una certa asticella, uno dice calma, i miei 10 euro me li tengo in tasca e non investo. Quindi noi abbiamo bisogno di abbassare drasticamente il tasso di incertezza. Abbiamo bisogno invece di dare degli spazi di libertà, che non è esattamente l'incertezza, è una cosa molto diversa. Perfetto. Presidente, il primo giro che abbiamo fatto oggi con il Ministro è stato nella zona degli artigiani digitali. Rimasto molto impressionato, mi viene da dire c'è vita fuori dal palazzo, per fortuna, c'è anche forse vita fuori dal PIL o da certi titoli dei giornali, perché oggi abbiamo visto davvero delle persone che creano ricchezza, che si sono inventate delle cose nuove e che riescono a creare ricchezza, valore e posti di lavoro. Beh, certo, certamente c'è una ricchezza nuova. Il problema è riuscire a dargli la giusta direzione. Noi abbiamo un mondo meraviglioso dell'artigianato, del saper fare, che però in tutti questi anni è stato il più della volte messo da parte, detto che era vecchio, che era piccolo, che era incapace di partecipare a quella che era il grande sviluppo economico futuro. È stata una tragedia da questo punto di vista. Perché non si è mai capito che l'Italia è questa roba qua, è fatta di tante piccole imprese, è fatta di tanti artigiani con quelle difficoltà che abbiamo detto prima, è fatta di tante aziende che da sole contano poco, ma insieme potrebbero contare tantissimo. Allora noi non vorremmo succedesse un pochino la stessa cosa a queste nuove professioni, ai makers in generale. Noi sappiamo che il nostro è un mondo che ha vissuto un po' di individualismo nel passato, lo sappiamo perfettamente. L'artigiano è di per sé un individualismo, è anche talvolta geloso della propria capacità di fare e ha difficoltà a trasmetterla. Questo è un limite, lo sappiamo perfettamente. Però questo limite, in questi anni un forte lavoro per arrivare al superamento è stato fatto. La costituzione di reti di impresa, la costituzione di la possibilità dell'utilizzo che la tecnologia ci dà, ovviamente, di mettersi in rete, sta trasformando lentamente questo. Aggiungo, sta avvenendo un passaggio generazionale e questo passaggio generazionale di per sé porta un metodo nuovo di affrontare lo stesso lavoro anche di un tempo. Ebbene, noi vorremmo riuscire, e questa iniziativa di oggi dei nostri giovani imprenditori della CNA va in questa direzione, a collegare meglio i mondi, perché sappiamo dal collegamento dei mondi può esserci attività e può esserci prosperità per qualcuno. A proposito di staffetta, hai già dato la parola praticamente a Stefania Milo, che di queste due giornate è il Deus Ex Machina. Stefania, come sono i nuovi artigiani? Io ho l'impressione, tra l'altro, che non ci sia una rottamazione degli altri. Io vedo che i modelli di maggior successo sono dove c'è un'ibridazione, cioè dove ci sono artigiani esperti che con i giovani che hanno un'altra cultura, meno individualistica, perché chi è nato nella cultura digitale ha il senso della collaborazione, della partecipazione molto più forte, e questo superando un vizio italico, secondo me. Ci racconti i nuovi come sono? Assolutamente sì, anzi, proprio aver fatto il nostro evento all'interno della Maker Faire sta a significare che artigiano tradizionale e makers non sono assolutamente due mondi in antitesi, uno che vuole sostituire e sconfiggere l'altro, ma sono due mondi che devono dialogare, perché se pensiamo alle strampanti 3D, se pensiamo ai Fab Lab, sono tutti luoghi e attrezzature a supporto dell'artigianato tradizionale, che consentiranno e consentono all'artigianato tradizionale di evolversi, di stare anche al passo coi tempi,
di migliorare quelle che possono essere le proprie produzioni, sia nel processo che nel servizio, e quindi fare in modo che il Made in Italy, la creatività tipica dei nostri artigiani, dei nostri imprenditori, possa comunque finalmente poter fare il salto e quindi uscire dai confini nazionali ed affermarsi nei confini internazionali, proprio perché ce lo riconoscono tutti, forse siamo noi che ce lo riconosciamo un po' meno di questa capacità, di questa bravura, dobbiamo crederci un po' di più. E sicuramente quindi il dialogo con i makers, che non è semplice, indubbiamente c'è un grande lavoro da fare, ma va fatto, anche perché spesso il maker... Perché dici che non è semplice? Raccontami se hai avuto qualche... Non è semplice perché proprio partiamo sicuramente da un artigiano tradizionale che per tanti anni, indipendentemente dall'età, ha fatto il lavoro in un certo modo, e questo è davvero un cambio di paradigma nel fare impresa. Quindi oggi quello che tu hai fatto fino a ieri vale l'esperienza, vale la tua conoscenza, ma devi completamente cambiare il modo di gestire la tua impresa. Il makers sicuramente non ha il retaggio di come è stato fatto impresa fino ad oggi, e quindi è sicuramente molto più innovativo, è più collaborativo, è più il luogo di lavoro, non è più il luogo tradizionale, quindi l'ufficio, l'azienda e quant'altro, ma si muove, si sposta, si contamina la rete, e quindi sono due cose che un po' vanno in antitesi rispetto a un tempo. Se invece il Fab Lab banalmente viene visto come quel luogo di sperimentazione per l'artigiano e non semplicemente, come si diceva prima, rimanga in quella nicchia di appassionati di Fab Lab, ma diventa davvero l'artigiano che va in un Fab Lab, utilizza quelle attrezzature per sperimentare, per migliorare la sua produzione, per limitare i costi, per rendere anche un prodotto sicuramente più competitivo, quindi a servizio di, ecco che svoltiamo. Quindi questo è un po' il passaggio che dobbiamo fare. Pensiamo anche al co-working, pensiamo, quindi superiamo il problema della concorrenza, ma apriamoci alla collaborazione, perché insieme, anche facendo lo stesso lavoro, possiamo fare cose che da soli non siamo in grado comunque di fare. Quindi superiamo anche il problema del piccolo, che è brutto. In realtà il piccolo è il nostro, dicevo anche ieri, know-how. Dobbiamo semplicemente, tanti piccoli, mettersi insieme e fare un grande. Bene. Allora, uno dei posti dove siamo andati questa mattina con il ministro è stata la parte dei bambini. Siamo passati nel corridoio delle scuole, dove delle scuole hanno portato progetti, droni, sistemi di irrigazione fatti via Twitter, delle robe molto divertenti. E una scuola mi ha colpito perché c'era scritto istituto di istruzione, ma avevano tolto l'apostrofo, che l'ho trovato un bel segnale, cioè devono distruggere la scuola tradizionale, secondo loro, per inventarne una nuova. E poi siamo andati nell'area bambini, che secondo me è una delle grandi forze di questa Maker Faire. Cioè la formula che abbiamo individuato con Asset Camera non era solo una Maker Faire per makers tradizionali, non solo i Fab Lab, ma insieme gli artigiani, le imprese e insieme le famiglie e i bambini. Perché si parte dalla scuola, è la partenza di tutto. Allora, il fatto che noi abbiamo avuto questi giorni laboratori per i bambini, esauriti tutto il tempo per fare informatica, coding, robotica, costruirsi giocattoli da soli con cui potevano giocare, l'ho trovato la scuola del futuro che forse volete costruire. Poi ti dico, l'altro giorno è venuto al ministro Giannini, come sai, e non ha avuto un impatto così positivo sugli studenti. Cioè c'era una differenza di linguaggio fra la buona scuola e il ministro sul palco. Non te lo chiedo? Qual è la domanda? Ti rimangio la domanda? L'ultima domanda è... No, te lo dico perché forse dovete, Riccardo, correre. Ti racconto cioè, io ho l'impressione che la scuola stia, per fortuna, cambiando, mentre voi giustamente fate una costituzione popolare. Allora, però ho detto correte. Primo, la buona scuola. Allora, quello che noi stiamo facendo sulla buona scuola ha due elementi, due componenti di metodo, secondo me, fondamentali. Il primo, come è stato costruito. Noi abbiamo messo insieme al Ministero un gruppo di giovani colleghi ventenni, con capi dipartimento storici che conoscono tutto a memoria della scuola. Quindi la sintesi, cioè interrompere la filiera classica che c'è sempre stata dentro un ministero, che c'è in tutti i ministeri. In un ministero come il nostro abbiamo più di 1 milione di dipendenti diretti, che parte, tra l'altro le scuole non hanno ancora autonomia, quindi è una filiera veramente diretta che parte dal vertice del ministero e arriva fino all'ultima scuola di periferia con una serie di passaggi. Ecco, come smontiamo questa cosa? Perché? Perché il limite di quello che dici tu è come fa un ufficio centrale a Roma a rendersi conto di tutto il potenziale che c'è sul territorio, se ogni volta deve fare in maniera discendente e ascendente tutto questo filone, utilizzando quello strumento perverso che diceva il ministro della famosa circolare, o piuttosto che di altre cose. Il secondo aspetto di metodo è che si sente un po' troppo parlare di consultazioni. Qui ormai facciamo consultazioni su qualsiasi cosa e spesso vengono scambiate con l'idea che non è l'idea abbastanza chiare. Quindi abbiamo deciso di fare un rapporto strutturato, di dire qual era la nostra visione, la nostra impostazione, e abbiamo deciso anche che questa consultazione la facciamo online, ma la facciamo anche offline. Noi adesso partiamo a fare il giro d'Italia, partiamo mercoledì, partiamo da una città importante che è l'Aquila, ci prendiamo un mese e mezzo e giriamo a tutte le parti. Perché? Perché vogliamo fare due cose. La prima, vogliamo arrivare
a spezzare questa filiera e interloquire direttamente con chi sta dentro le scuole sul territorio. Del resto, Alessandro, perdonami, se le scuole non sono ancora collegate alla rete, fare una costituzione online vi taglia fuori un po' di scuole ancora. Ci taglia fuori un po' di scuole, sono collegate alla rete, non, cioè, nel senso sono collegate al sistema del Ministero, sì, che è una cosa diversa dal collegarla alla rete. E non è a caso che stiamo chiedendo le risorse, visto che siamo anche in un momento particolare dell'anno per poter migliorare il collegamento delle scuole alla rete, però quello che volevo dire è che il percorso che stiamo facendo è quello per cui, qual è l'obiettivo di tutto questo? L'obiettivo di tutto questo è fare in modo che questa roba qui non sia più un esperimento, non sia più un gioco, non sia più, non è più una cosa, pilota. Un progetto pilota, che diventi strutturale all'interno del paese. Come lo facciamo? Lo facciamo con 3-4 capitoli principali che dobbiamo prendere di petto. Il primo è la questione di competenze. Io dico, faccio sempre la battuta, quando avevo 15-16 anni, a parte che ho fatto una scuola che al tempo andava di moda, adesso forse sta andando un po' di moda, c'era un liceo scientifico. Quindi adesso stanno diventando. Quindi prima cosa, smontare culturalmente il fatto che esistono scuole di serie A e scuole di serie B. Secondo, cominciare a raccontare ai ragazzi che da grande, lo dico con grande rispetto ovviamente, puoi fare l'avvocato, il chirurgo, il commercialista, ma puoi fare anche l'imprenditore, puoi anche creartelo il lavoro e non solo cercarlo. Come facciamo quindi a aggiornare le competenze per fare in modo che quando i ragazzi escono dalla scuola siano sintonizzati con un mondo che va leggermente più veloce di qualsiasi struttura pubblica, probabilmente non solo italiana. Il secondo aspetto è l'autonomia delle scuole, che è inutile pensare che questa filiera che dicevo prima riesca ancora a produrre. Allora, l'autonomia delle scuole vuol dire però non abbandonare le scuole, chiaramente, che hanno più fanno più fatica, ma liberare le energie di quelle che vanno più veloci, dove si parla spesso, attenzione, l'autonomia già c'è delle scuole. Come? L'autonomia scolastica già c'è, per esempio. Beh, c'ho una parte autonomia, ma si può molto potenziare in termini di offerta formativa, in termini di tipo di, come dire, raccordo che ogni scuola può avere col proprio territorio. Quando parli di offerta formativa parliamo di cambiare i curricula scolastici, parliamo di cambiare le materie. Parliamo di introdurre per esempio il coding dalle elementari, quindi che chiaramente non potrà partire, insomma, che partirà progressivamente, ma che sta partendo e che deve partire. Dovremmo intanto trovare un modo italiano di dirlo, perché se noi diciamo alle famiglie, io sono favorevole al coding alle elementari. Programmare lo chiamiamo. Non lo so, dimmelo, sì, tu. Non lo so, sto cercandolo, perché il comunicatore sei tu. Perché devo dire alle famiglie che è importante che cominciano a usare il computer, non solo usare il computer, ma a una usare cosa, il linguaggio, ma una del cosa, computer. Il linguaggio del computer, perché cioè, qui l'idea è che noi dobbiamo insegnare ai ragazzi, sin da quando sono bambini, il linguaggio computazionale, il fatto di costruire delle cose che abbiano una logica. È la nostra analisi logica, solo che si fa in un altro modo, diciamo. E però se la racconti come coding forse va un po' più di moda e diventa. E poi c'è un ultimo aspetto fondamentale in tutto questo, che ovviamente è dobbiamo fare in modo di raccordare tutta la scuola in maniera più strutturata e più strategica col mondo del lavoro. E quindi tutto quello che è far entrare il mondo del lavoro nella scuola e far entrare la scuola nel mondo del lavoro deve essere potenziato. E qui, secondo me, c'è un grosso lavoro insieme da fare. E quando stiamo vedendo, per esempio, il sito della consultazione, che è labuonascuola.gov.it, prima sentivo qualcuno che diceva co-design. Lo stiamo facendo anche noi. Una delle cose che abbiamo chiesto e che stiamo chiedendo la consultazione, che non è solo manda una mail, non è solo riempi un questionario, ma è organizza un dibattito dentro la tua scuola. Dimmi quali sono i problemi che hai. Lo stiamo strutturando con la consultazione per evitare che diventi un grande dibattito su cui poi nessuno fa i seguiti. C'è l'esercizio di co-design in cui abbiamo messo dentro, c'è un capitolo, l'abbiamo chiamato classi, c'è uno sui digital makers, ce n'è uno sullo sblocca scuola. Quali sono le 100 misure più fastidiose che abbiamo dentro la scuola e vincolano la scuola? Ditecele e cerchiamo di levarle di mezzo. La Genini ha detto che dal 1 settembre 2015 questa roba comunque in un modo o nell'altro dopo la consultazione parte, quindi la nuova scuola parte il 1 settembre 2015? La nuova scuola e la buona scuola, secondo me, in grossa parte esiste già, Riccardo, ovviamente. Noi stiamo scommettendo, cioè qui, come dicevi tu, no? Non è che arrivano i marziani e si inventano qualcosa. Noi stiamo dicendo, attenzione, nel paese esistono un sacco di esperienze interessanti, un sacco di cose interessanti, bisogna metterle insieme e far vedere che sono, qual è la differenza fra la regola e le eccezioni, io dico sempre, 51%. Dobbiamo far vedere a un certo punto che forse non siamo al 51%, ma siamo in maniera, come dire, strutturata, crescendo come percentuale. Come sta andando la consultazione? Cioè, risposte ancora poche, immagino. La consultazione sta andando bene, ma io penso che al di là dell'esercizio di consultazione, su cui comunque stiamo cercando di far crescere i numeri e su cui non è solo una questione di quanti contatti hai fatto sul sito, per essere chiari, che come sai meglio di me, il punto della consultazione fondamentale è quello che noi stiamo vedendo, si sta creando un grande dibattito nel paese, perché abbiamo il vantaggio che oggettivamente la scuola è un tema che riguarda tutti e questo vogliamo insistere. Una cosa per finire con voi due, perché lui ha un treno tra poco, giusto? Voi in questo momento rappresentate i ruoli diversi, il governo, istruzione e lavoro, tu sei ministro, capo di gabinetto, quindi due momenti importanti. Io noto, avverto nel paese in questo momento un forte malcontento e ho il timore, tifando per l'Italia, prima ancora che per il governo, che questo malcontento possa frenare il cambiamento. È come se mancasse un pezzo alla narrazione. La mia impressione, che riguarda tutte e due, cioè il cambiamento del lavoro e il cambiamento della scuola, è che se noi non gli raccontiamo qual è la terra promessa,
la gente non attraversa il mare freddo in questo momento. Se noi non raccontiamo qual è lo scenario dove dobbiamo arrivare, se non raccontiamo che dobbiamo andare sulla Luna e che poi saremo meglio, non accetta tutte le misure intermedie. Non temete che le proteste studentesche, le proteste sindacali alla fine possano davvero prendere il sopravvento e quindi restiamo come siamo adesso? Prima Alessandro e poi il Ministro, così poi lo possiamo lasciare. Ma io questo sono molto, le idee molto chiare. Primo, non è vero che non esiste la terra promessa che stiamo raccontando, la visione. No, non che non esiste, che non l'abbiamo raccontata, ho detto. Noi abbiamo cercato di raccontarla. C'è un rapporto, sta online, si può scaricare tutto intero, si possono scaricare i pezzi, c'è scritto dove vogliamo andare e come lo vogliamo fare. Non c'è una volta la parola circolare, quelli sono strumenti che poi decidiamo noi come utilizzare e come cambiare. Secondo, io penso che il malcontento si possa combattere in una maniera sola, mettendoci la faccia e cercando di generare fiducia. Bene. Giuliano. Ma il rischio c'è tutto, e c'è tutto però su due versanti. Da una parte perché c'è un bisogno che è questo, raccontare molto di più, molto meglio, con molta più forza, con molta più convinzione, dov'è che stiamo andando. Perché se non riusciamo a rendere chiaro questo, è del tutto ovvio che nessuno dice scusa, io mi dovrei buttare a molo per andare dall'altra riva, non si vede la riva, c'è una gran nebbia, non c'è un ponte, io sto all'asciutto e poi vediamo l'effetto che fa. E questo è un classico. Quindi primo problema, far vedere la riva, accendere i fuochi, far capire che c'è la riva dall'altra parte, ci si può andare. Quindi questa è una cosa che dobbiamo fare con molta più forza, ma la cosa di oggi è esattamente questo, lì c'è, e quindi bisogna trovare il modo di far sì che questa cosa accada, succede. E quindi il secondo pezzetto è farle le cose, cioè fare in modo che a partire da una, due, tre, quattro cose si veda che questo passaggio si può realizzare e si può fare. E poi c'è un altro pezzo che dobbiamo sapere che c'è, che questo paese è un paese che nell'arco di un bel po' di tempo si è costruito una rete sistematica, invasiva, rigida di rendite piccole e grandi, e le rendite piccole e grandi non si vogliono cavar di lì. Fino a quando noi non riusciremo a far passare l'idea che l'Italia deve diventare il paese delle opportunità, e per diventare il paese delle opportunità deve sconfiggere le rendite, noi non ce la caveremo, perché il problema è se abbiamo raccontato o non abbiamo raccontato il futuro, ma la rendita non vuol mollare l'osso, perché pensa che sta lì, ed è lì che si vuol difendere. Quindi noi dobbiamo sapere che abbiamo quell'obiettivo là, ma abbiamo anche da dare qualche spallata contro la porta, abbiamo bisogno di combattere anche in maniera rude contro qualcosa che c'è, che magari non viene accettato. Se gli dici ma tu sei un pezzo di quella rendita, quello ti guarda e ti dà due schiaffoni, dice ma sarai matto? Io rendita? Ma sarai te? No, però amico mio, vieni qua, dove stavamo quando abbiamo deciso che si poteva andare in pensione a 15 anni, 6 mesi, un giorno? No, perché qualcuno ci è venuto il dubbio che quella pensione lì andava pagata, no? Perché adesso, il problema che abbiamo adesso è che abbiamo deciso quella cosa lì in quel momento, ma quel giorno lì eravamo tutti al mare o eravamo lì e abbiamo deciso in questo modo? Quindi bisogna che questo paese si metta dentro il suo cranio che c'è da cambiare radicalmente, e per cambiare radicalmente bisogna rompere un po' di robe che ci sono, per romperle bisogna fargli vedere dove va. Su questo, come posso dire, ci vuole una spallata a quello che c'è e ci vuole un disegno che costruisca un'idea di futuro e dia fiducia. Se teniamo insieme le due cose ce la facciamo, se ne saltiamo una delle due, raccontiamo il futuro ma non abbiamo la forza di dare una spallata a quello che c'è, o diamo una spallata a quello che c'è ma non facciamo capire che c'è un futuro, con una delle due non arriviamo in porto. Bene, su questo, grazie Ministro, buon viaggio. Grazie a voi, mi scusate ma ho fatto una curva larga, adesso devo tornare dalle mie parti. Grazie Stefano Emilio, grazie Alessandro Fusacchia, grazie Presidente Vaccarino, grazie mille. Ultima parola per te, naturalmente, grazie Ministro. Ciao.